Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Dare spunti, suggestioni, indirizzi di una tale scienza segreta che si trasmette non già in un corpo di credenze e di concetti, ma si infonde in luce di risveglio interiore dallo spirito nello spirito. Questo vuole Ur. Ur si rivolge a coloro che hanno vissuto lo stesso problema e la stessa angoscia, la quale oggi, dalla vita dei singoli, vediamo quanto mai pervadere e scuotere, in modo più o meno palese, la vita tutta della cultura d'Occidente. A coloro che hanno vissuto lo stesso problema e la stessa angoscia e, al di là da essa, vogliono, con impegno sincero, tentare una via di cui, seppure in varia misura, coloro che qui scrivono possono recare testimonianza. Ne seguono, per Ur, condizioni che non saprebbero non differenziarla dai soliti tipi di rivista. Anzitutto, come la tradizione di cui abbiamo fatto cenno esiste in se stessa, indifferente a tutte le varie scuole e particolari manifestazioni che secondo le esigenze di luogo e di tempo possono averla portata, così dichiariamo una assoluta indipendenza da qualsiasi movimento o scuola oggi in voga. Occultismi, massonismi, teosofismi, spiritismi e simili. Siamo soltanto noi stessi. Partiamo assolutamente senza presupposti, come deve partire chiunque si sia davvero elevato al problema dell'io. Vogliamo, poi, e rigorosamente, mantenerci in un atteggiamento nettamente e soltanto affermativo, escludendo ogni smania di critica e di polemica, come pure quanto è mera cultura e spenta erudizione. Tendiamo soltanto a creare diretti rapporti di collaborazione, a suscitare, affinare, dirigere forze interiori. Limiteremo dunque la nostra materia a esposizione di metodi, indirizzi di tecnica e di disciplina. Relazioni di esperienze interiori effettivamente vissute. Pubblicazione di testi, di frammenti di testi o traduzioni di testi, rari o poco noti, di Oriente e d'Occidente, opportunatamente chiariti, annotati o sintetizzati da chi ne abbia competenza e tutti volti ad un suscitamento, ad una energizzazione, ad un risveglio. Considerazione di problemi imposti da particolari fenomeni per cui si sia condotti al senso di una realtà e di una possibilità trascendente gli angusti quadri in cui si è chiuso l'uomo e la sua scienza. Riteniamo opportuno adottare il principio dell'anonimità dei collaboratori. Tutti coloro che scrivono o vorranno scrivere in Ur si firmeranno con uno pseudonimo. Lo scopo è di togliere prevenzioni inevitabilmente implicite nei nomi. Qui le persone come nomi non debbono contare nulla, ma invece e soltanto come forze. E le forze, conoscendosi e misurandosi dagli effetti, nel presente caso importa esclusivamente ciò che ogni singolo scritto da sé può effettivamente
operare nel lettore. Il campo di Ur è così speciale che è bene che l'eventuale fama già acquistata dai collaboratori nella cultura in generale non crei pregiudiziali di sorta. Rileviamo del resto il carattere non individuale dell'opera dei pitagorici e come, fra gli ermetisti e Rosa Croce, vigesse appunto il sistema dei pseudonimi, degli anagrammi e dell'anonimia. Altro carattere proprio ad Ur sarà la progressività e l'organicità. A differenza di altre riviste, non vi saranno trattazioni messe semplicemente le une accanto alle altre, ma il succedersi dei numeri in un certo modo si accompagnerà ad uno sviluppo regolare della materia, così che tutti potranno seguirci, se lo vogliono. In particolare, non pubblicheremo i testi che quando in precedenza siano stati già dati tutti quegli elementi che ne renderanno possibile una comprensione adeguata. I collaboratori saranno effettivamente collaboratori, nel senso che essi non andranno ognuno per conto proprio, ma si ripartiranno parti organiche di un compito unico, riprendendo, completando o sviluppando sotto luce diversa, mutuamente, le cose dette da ciascuno. Non abbiamo difficoltà ad estendere questo rapporto ai lettori, anzi, saremo lieti di ricevere ed eventualmente di pubblicare problemi, indicazioni, domande, purché informate alla più austera serietà. Il nostro cerchio, pur avendo una legge di aristocrazia e di gerarchia spirituale, non è chiuso da alcun limite esteriore. Noi daremo a chi manchi ed accetteremo da chi possa dare. Dichiariamo poi che ogni collaboratore di Ur prende formale impegno di lealtà con se stesso, di non dire nulla di quanto egli effettivamente non sappia e di cui perciò non sia pronto a rispondere. Dinanzi a chiunque, sino in fondo. Ed anche di non trascurare nulla per farsi distintamente capire. Ciò di contro all'usanza mistificatrice della maggior parte di coloro che oggi smerciano l'occultismo, per i quali il mistero ed il parlare oscuro servono semplicemente per far credere che sanno mentre non sanno. Pertanto, lo abbiamo accennato, vi è un mistero che permane inviolabile, quello proprio ad ogni esperienza, che in quanto tale non la può intendere chi non la prova. È quello della luce per chi non abbia mai visto luce, è quello dell'amore per chi non abbia mai sentito l'amore. Dinanzi a questo mistero, e qui si badi, vi è l'aggravante che il nostro è un campo di pura esperienza e pertanto trascendente tutto ciò che è il retaggio della comune esperienza degli uomini. Non c'è nulla da fare da parte nostra, almeno finché crederemo restringere tutti i nostri mezzi a parole scritte e a segni tipografici. Ma se qualcuno vi è che abbia effettivamente osato ed operato, che abbia lasciato una sponda e pur essendo ancora preso dalle acque già tenda all'altra, potrà anche avvenire che Ur a lui propizi un incontro di ben altro significato, quello proprio ad una trasmissione reale eseguita per presenza
da spirito allo spirito, secondo il rito occulto dell'arte.